Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Mi rendo conto che l'ultimo video haul, cioè l'ultimo video era un video haul e anche questo è un video haul, ma ho diverse cosine da farvi vedere che ho acquistato, anche perché in particolare ho preso delle cosine da Gucci Beauty, praticamente tutta la collezione ho comprato, ok? E voglio sapere se volete un video dedicato a riguardo, ma ho preso anche delle cosine da Chanel. Ed ho diversi nuovi arrivi dai brand che so che vi faranno impazzire, quindi volevo raccogliere tutto in questo video. Mi rendo conto che appunto ho fatto due video di shopping uno dopo l'altro, ma vi prometto che il prossimo video sarà o un vlog o un mukbang, insomma, comunque qualcosa di diverso. Primo pacchetto è pesantissimo, ragazzi, ed è questo di Ava & May, che so che è un brand che vi piace tantissimo e come sapete appunto creano candele, profumatori per ambienti e non solo, perché da un po' hanno anche diverse cosine di skincare. Appunto, voglio scoprire tutto quanto con voi. Prima cosina che voglio farvi vedere all'interno del nostro pacchetto è questa, che è la box di San Valentino, che è l'unica che avevo già spacchettato, ma perché ero troppo curiosa. Infatti ve ne ho parlato anche sulle storie di Instagram, se mi seguite già l'avete visto. E questo è appunto il pacchetto dedicato a San Valentino. Eccolo qua, che secondo me è un regalo bellissimo perché c'è sia la candela Violet, che ragazzi ha una profumazione floreale delicata ma che si sente, è pazzesca, e poi c'è anche il profumino sempre con la stessa fragranza. Eccolo, questo è il profumo, ragazzi, appunto hanno sia la candela che il profumo, sì, sa proprio di primavera, non lo so, proprio mi fa felice, mi rende felice avere queste fragranze e mi fanno pensare che sia già tipo marzo, che sia già primavera. Ed ecco qui la candela che appunto ha la stessa profumazione, buonissima. Ricordatevi che la particolarità di queste candele, ed è per questo anche che ho deciso di lavorare con loro, sono un brand molto serio e tutti gli ingredienti delle loro candele sono al 100% naturali, quindi non ci sono paraffina, alcol, cose del genere. Tra l'altro, se vi è mai capitato di avere mal di testa con le candele profumate, questo di solito è dovuto proprio all'alcol contenuto nelle varie candele, appunto, cosa che non vi capita con queste. Quindi si sente molto il profumo, anche se delicato, però non rischiate il mal di testa. E secondo me anche il fatto che gli ingredienti siano 100% naturali cioè, fa bene a noi, ma fa bene anche se avete animali in casa oppure bambini piccoli, insomma, è una sicurezza, una tranquillità in più. Tra l'altro, ho visto che la box Violet è anche in sconto attualmente sul sito. Oltre a questo, però, come sempre, ho anch'io un codice sconto da darvi. È sempre lo stesso che vi ho dato anche su Instagram. Ve lo lascio qua in sovraimpressione e vi dà il 50% di sconto su tutto senza spesa minima. Quindi, qualsiasi cosa voi vediate sul sito, la pagate la metà se utilizzate il mio codice sconto. Io non ci guadagno niente, lo ripeto sempre, ma non fa mai male. E poi voglio vedere altre cosine che mi hanno spedito. Invece, per quanto riguarda la skincare, che è una novità perché non ho ancora mai provato i prodotti skincare, allora, a parte che mi hanno spedito questa fascetta per i capelli, carinissima, che sono sempre super super utili quando faccio la skincare, altrimenti ho tutti i capelli, insomma, quando mi trucco sono fantastiche, poi col fiocchetto, cioè bellissima. Poi, allora, mi hanno spedito uno scrunchie, sempre utile. Questi invece mi sa che sono dischetti. Sì, sono dischetti per la skincare lavabili. Poi ci sono il gel doccia e il latte per il corpo, entrambi senza microplastiche, cruelty free e vegani. Devo troppo, ovviamente, annusare la profumazione. Lo sapete, io ce l'ho fissa con le profumazioni dei prodotti. Allora, molto delicata, molto fresca, secondo me adatta alla primavera, anche all'estate. Sì, decisamente vedo che c'è scritto tropical e decisamente è una fragranza tropicale, molto, sì, tipo jungle estiva. Poi vedo due prodotti che sicuramente adorerò, in particolare questo, che è un body butter, anche questo senza microplastiche, cruelty free e vegano, e la profumazione vedo che è cocco e vanilla, quindi, cioè, per me è oddio, ragazzi. Cioè, allora, io già adoro i body butter,
perché sono super densi, quindi idratano tantissimo e l'idratazione ho la sensazione che rimanga quando sono troppo liquidi, non lo so, ma ho la sensazione che l'idratazione non rimanga a lungo. Oddio, no, vabbè, io poi ho una fissa per la profumazione al cocco, cioè qualsiasi cosa che profumi di cocco per me è fantastica, questo molto dolce cocco e vaniglia. E poi questo, visto che è un body scrub, anche questo li uso sempre nella doccia e voglio andare anche questo coconut e vanilla, quindi sicuramente mi piacerà. Questo non riesco ad aprirlo. Oh mio Dio, ragazzi, sembra, non sto scherzando, sembra di annusare tipo l'impasto dei biscotti, cioè mi viene, vi giuro. Sembra commestibile dal profumo che ha, logicamente non mangiatelo, ma cioè sa proprio di dolcetto, mi viene voglia di, non lo so, di cucinare biscotti anche se non sono neanche lontanamente capace. Poi, ultimo prodotto, c'è la candela Bora Bora, ho visto però che è andata sold out, infatti è fantastica, però ne trovate tantissime, ragazzi, veramente fantastiche. Il bello di Ave & May, secondo me, è proprio che hanno candele speciali per diversi luoghi nel mondo e tipo se avete nostalgia per un posto dove siete stati in vacanza o un posto che conoscete molto, cioè vi giuro che la profumazione vi ricorda quel posto. Mi ricordo ancora qual era. Era di un'isola tropicale e purtroppo l'ho finita quella candela, non ricordo il nome, ma è solo un esempio per farvi capire che quella candela per me, cioè quando l'annusavo io ero alle Maldive, è una cosa incredibile, ma non lo so, forse con le profumazioni, cioè sapendo che tipo di vegetazione c'è in un dato luogo o che tipo di profumazione prevalente in un dato luogo, loro riescono a racchiudere la profumazione di una città o di un luogo, vi giuro, in una candela, è assurdo. Cioè, dovete provare per capire, queste profumazioni sono molto particolari, appunto per questo vi dicevo la qualità, sono decisamente di maggiore qualità rispetto a praticamente il 90% delle candele profumate che potete trovare in giro. Quindi sì, vi lascerò tutto giù nel box informazioni per Ave & May. Poi, altra cosina che mi è arrivata in realtà già un po' di tempo fa, ma tipo mi ero persa lo scherzo, perché ragazzi, dovete sapere che qui è un via vai di pacchetti, è una cosa inimmaginabile, c'è il portiere giù che secondo me non ha ben capito che cosa faccia io, perché continuo a ricevere montagne di pacchetti su pacchetti su pacchetti, e questo mi era onestamente sfuggito, quindi ce l'ho da un po', mi è arrivato da un po', ed è da Pixi ed è il loro Glow Tonic. Io amo il loro tonico, in realtà ne ho già uno, anche quello personalizzato, che non ho ancora finito perché mi mandano sempre questi, cioè queste boccette gigantesche da 1 litro praticamente, quindi ci metto un sacco ad utilizzarle, anche perché avendo acido glicolico sono esfolianti, cioè esfoliante, quindi non vado ad utilizzarlo ogni giorno, ma 2 o 3 volte a settimana. E però sì, sono molto contenta perché adesso ho un altro backup quando finirò quello, e amo Pixi perché personalizzano sempre i prodotti che mi spediscono, infatti c'è il mio nome sul packaging. Eccolo qua, e qui c'è scritto Nicole's Glow Tonic. Adoro, io ho una fissa per le cose personalizzate, lo sappiamo ormai. Non mi soffermerò troppo sul Glow Tonic di Pixi perché è, se non il più famoso tra tutti i loro prodotti, è comunque uno dei più famosi e conosciutissimo, quindi sicuramente ne avrete già sentito parlare. Io lo amo appunto proprio per le proprietà esfolianti, preferisco l'esfoliazione chimica piuttosto, cioè tipo con acido glicolico piuttosto che quella meccanica, perché se i granelli, appunto quella meccanica significa per sfregamento con i granelli, se sono troppo aggressivi, io ho la pelle delicata, quindi devo stare attentissima e preferisco appunto esfoliare la pelle senza effetto meccanico, ok? L'acido glicolico poi, che è contenuto al 5% in questo tonico, ti rende anche la pelle molto luminosa oltre ad esfoliarla, quindi ha una doppia, diciamo, proprietà. Poi da Benefit mi è arrivato un nuovo pacchetto, non vedevo l'ora di provare questo prodotto, ragazzi, penso già immaginerete.
Ed è lui, in realtà sono due prodotti, nuovi lanci da Benefit, il primo è il The Pore Professional, il loro primer, però è uscito in versione light, quindi in versione più leggera, e secondo me perfetto per i mesi che stanno arrivando, cioè magari più caldi, primavera, estate, avere un primer più light. E poi altro prodotto, il nuovo Bad Girl Bang Waterproof, che come sapete è uno dei miei mascara preferiti di sempre. Questo è il pacchettino, all'interno c'è anche... Oddio, che carina! Ragazzi, vabbè, i pacchetti Benefit sono sempre fantastici e mi hanno spedito anche questa borsa a tracolla gigantesca, devo dire. Molto, molto, molto bella. Mi fa preparare all'estate, adoro. E all'interno, appunto, ci sono le due novità, ed eccolo qui il nuovo The Pore Professional versione light. Non è comedogenico ed è fatto per il 73% d'acqua. No vabbè, il packaging del nuovo Bad Girl Bang Waterproof, bellissimo, super metallizzato, glitterato. Eccolo qui il pack del nostro nuovo Bad Girl Bang. Come sapete, questo è uno dei miei mascara preferiti di sempre, da quando è uscito lo amo alla follia e sono molto curiosa adesso, magari per l'estate, di andare a testare. Adesso parlo come se l'estate fosse domani, tipo, ok, però sono curiosa di andare a testare anche la versione waterproof, perché molto spesso mi piace truccarmi anche se sono in piscina o al mare, quindi specialmente se devo filmare naturalmente, quindi sì, molto contenta che finalmente sia uscita la versione waterproof, perché ci hanno messo un po', devo dire. Arriviamo allo shopping pazzo che ho fatto ieri qui al centro commerciale. Allora, sono stata prima dallo stand Chanel, che mi hanno fatto questo pacchettino carinissimo, perché è uscita la nuova collezione tutta dedicata alla camelia, cioè tutti i prodotti sono con estratto di camelia se non sbaglio, e io ho voluto provare la crema occhi di questa linea perché è molto densa. Poi guardate che carino il pacchettino con la camelia in rilievo, troppo troppo bello. Appunto, sì, la collezione è questa, numero 1 di Chanel. Ecco il packaging della crema occhi, e questo è il tappino con logo gigantesco che di solito non si vede sulle confezioni beauty Chanel. Questa è la Red Camellia Revitalizing Eye Cream. Come potete vedere, la consistenza è abbastanza densa, non super super densa ma abbastanza. E per me le creme occhi migliori sono assolutamente quelle super corpose. E poi stavo cercando un balsamo labbra opaco da poter applicare per ammorbidire le labbra prima di iniziare a truccarmi, insomma mentre mi trucco, prima di arrivare al trucco labbra, perché se applico un balsamo labbra che mi dà un effetto lucido anche solo un po', magari anche solo satinato, poi inevitabilmente se vado ad applicarci sopra un rossetto opaco, una matita labbra opaca, non viene proprio opaca opaca, quindi appunto cercavo un balsamo labbra che andasse ad idratare bene le labbra ma senza darmi effetto shiny, effetto lucido, e l'ho trovato da Chanel ed ho preso, e se non sbaglio già ce l'avevo un sacco di tempo fa, mi ero trovata benissimo, e appunto ho voluto riprendere lo stesso identico prodotto. Questo è il packaging ed è appunto un balsamo labbra, nello stick lo vedete bianco ma in realtà è completamente completamente trasparente. Poi la commessa è stata super carina perché mi ha regalato un sacco di campioncini. Il primo è questo, che è un po' un mix di tutta la nuova collezione. C'è il campioncino della crema occhi che ho preso, poi il campioncino del siero e il campioncino della crema viso. Poi mi ha regalato questa base per mascara, che è appunto la base bianca che tutti conosciamo, e mi ha spiegato che strana chiusura, non lo so, mi sembra strana come, mi sembra un po' strano come packaging così, boh, non lo so, e, però mi ha spiegato che va sia a preparare, secondo me l'ho aperto male, tipo, boh, non lo so, non è...
Non mi convince, però mi spiegava che va sia a preparare le ciglia per il mascara per renderle più spesse, più lunghe, ma ha anche delle proprietà, delle vitamine che vanno comunque a dare un effetto anche curativo alle ciglia, quindi le idrata e le appunto rende più forti. Non penso di aver mai provato la base mascara di Chanel, quindi sono curiosa. E poi mi ha dato anche quest'altro campioncino che è carinissimo, che sì, ragazzi, se vi viene da dire che sono le cose che si trovavano nel calendario dell'avvento Chanel, avete ragione, e mi ha regalato anche questo campioncino di un rossetto ad oro, perché il pack è uguale identico al rossetto full size grande, però è piccolino, un piccolo campioncino, e se non sbaglio il colore dovrebbe essere rosso, un bel rosso intenso. Eccovi lo swatch, la colorazione e la numero 8 Tanta timeless. Arriviamo alle cosine di Gucci e qui voglio appunto sapere da voi se volete che vi faccia un make-up tutorial dedicato soltanto con i prodotti di Gucci. Packaging molto molto carino, e ho voluto provare, praticamente ho preso un prodotto per ogni linea, cioè tipo uno di ogni prodotto. Tra l'altro è un profumo buonissimo, perché ho visto che la commessa ha spruzzato uno degli ultimi profumi usciti da Gucci all'interno della busta, quindi un profumo fantastico. Quindi ho preso primer, c'era sia quello tipo per pelli secche che quello opacizzante per pelli miste grasse. Naturalmente ho preso quello opacizzante per pelli miste grasse. Molto bello il pack, devo dire, in vetro il flacone con questi dettagli dorati. Mi piace molto. Poi ho preso il fondotinta, ragazzi, è stato difficilissimo trovare un colore perché la commessa me li provava sulla mano, però io uso l'autoabbronzante soltanto sul viso e sul collo, quindi ho il viso e il collo che sono tipo leggermente più scuri rispetto alle mie mani, quindi ho provato tipo un fondotinta sulla mano e mi andava bene, poi l'ho provato tipo qua ed era bianchissimo, quindi non è stato semplice. Spero di aver assieme alla commessa poi alla fine azzeccato la colorazione giusta, che dovrebbe essere la 160N, quindi ha un sottotono neutro. Ci sono sia i sottotoni caldi che i sottotoni freddi che i sottotoni neutri. Ho apprezzato moltissimo questo, e appunto questa è la colorazione 160N Fair. Questo il pack, simile a quello del primer, mi piace molto anche questo. Staremo a vedere se il colore è giusto. Poi ho preso Cipria e Terra. Purtroppo non avevano blush, non hanno blush proprio nella collezione. Mi spiegava che ci sono rossetti che si possono utilizzare anche come blush, però non mi fanno impazzire in realtà i blush in crema, quindi ho skippato. Ma ho preso quindi la Cipria. Veramente, ragazzi, il pack, cioè guardate che meraviglia, c'è sia la dust bag in velluto morbidissima rosa che il prodotto con questo pack dorato. Veramente molto molto bello, dà proprio un effetto luxury. Eccola qui, ho preso la Cipria trasparente, quindi è bianca nel pack, ma c'erano anche quelle colorate. E poi qua sotto c'è anche la spugnetta. Eccola qui, davvero molto molto bello questo packaging, mi fa impazzire. E questa è invece la Terra, packaging molto simile con la dust bag rosa, ma il prodotto, insomma il pack, è di questo bellissimo colore tipo turchese, mi ricorda molto il color Tiffany. Questa è la Terra, è parecchio chiara, ma ho dovuto prendere la numero 2 perché la numero 1, che era sicuramente più adatta a me, era anche un po' più fredda come sottotono, purtroppo era sold out. Quindi sì, ho preso questa, bellissimo il dettaglio nella polvere, e sotto troviamo anche il pennellino, anche se questa plastica così non mi fa impazzire, ma vabbè, dettagli, perché il pack è stupendo, cioè
Wow. Una cosa che mi ha un po' scioccata è che c'era solo una palette di ombretti che faceva parte di una collezione in edizione limitata e che era già sold out, e non c'erano assolutamente altri ombretti nella collezione standard, cioè non ci sono proprio ombretti, quindi questa cosa mi ha lasciato un po' perplessa. E poi mi sono detta: ok, proviamo un altro prodotto occhi, ed era sono le matite occhi, perché le matite occhi sono presenti nella collezione standard, però almeno per il momento gli ombretti no. Avrei preso la palette in edizione limitata se non fosse stata già sold out. E quindi alla fine c'erano, devo dire, colorazioni molto interessanti per quanto riguarda le matite occhi. C'era un azzurro molto molto bello, un color prugna vinaccia, tipo molto intenso. Ma poi avevo un po' il dubbio tra il prugna e questo. Poi mi sono decisa per questo, che è un bellissimo invece viola, un pochino più freddo. Ho cercato di farvi lo swatch e appena ho toccato la matita, praticamente si è rotta la punta, quindi penso che sia un, non lo so, probabilmente molto molto morbida, bisogna fare veramente attenzione perché è fin troppo morbida. E questo è lo swatch, appunto, un viola brillante, però vedete che l'applicazione appunto non è proprio omogenea e anche facendo attenzione, cioè non mi capita mai, però ho rotto la punta della matita. Una cosa che ho visto su TikTok e mi sono resa conto che nessuno lo sa praticamente, perché nessuno nei commenti lo sapeva, ma questo tipo di matita, quelle che appunto sono automatiche, sull'altra estremità hanno sempre il temperino, quindi si può temperare la matita con questo. Altro prodotto che ho preso, di cui decisamente probabilmente non avevo bisogno, perché io di gloss ne ho a migliaia, cioè tipo centinaia, 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 però non lo so, ho visto questo prodotto, mi è ispirato tantissimo subito e ho voluto provarlo. E questo è un gel multiuso che si può usare su viso, occhi e labbra. Questo è il packaging, è appunto un in vetro, tappino rosa molto carino, e questo è il prodotto, appunto un gel completamente trasparente, super super shiny, multiuso, perché si può applicare appunto dove vogliamo. Io l'ho preso per applicarlo sugli occhi, quindi voglio vedere com'è, perché molti gloss, se andiamo ad utilizzare quelli per le labbra sugli occhi, vanno a finire nelle pieghette, quindi sto cercando un gloss che non abbia questo effetto collaterale, diciamo, e se un prodotto è multiuso, non è stato studiato solo per le labbra, magari ho più probabilità che funzioni. E poi, ultimo prodotto, ho preso un rossetto. Mi sono piaciute molto le varie tipologie di rossetti, perché ne hanno molti e in tantissimi finish diversi, quindi c'è il finish opaco, c'è il finish satinato, quindi semi opaco, c'è il finish shiny, super shiny, e hanno la stessa colorazione appunto per ogni finish diverso. Quindi ho trovato un rossetto che mi piaceva un sacco tra quelli shiny, e poi ho visto che c'era anche la versione completamente opaca dello stesso identico colore. Pack, devo dire, mi piace tantissimo, sia quello delle box, che ricorda appunto quello delle boutique Gucci, dell'abbigliamento, eccetera. Ma mi piace moltissimo anche il pack del rossetto. Guardate che meraviglia! Il pack è in metallo, quindi non ha una sensazione cheap. E questa è la colorazione che ho preso, naturalmente nude matte. E ragazzi, guardate che meraviglia! È super, super morbido, ma opaco. E non secca le labbra, cioè adoro. E poi c'era soltanto un prodotto che volevo acquistare, che era sold out, il mascara, ma la commessa è stata super super carina, perché mi ha dato un sacco di campioncini, adesso vi faccio vedere, tra cui questa piccola borsetta con all'interno il campioncino del mascara, perché appunto volevo prenderlo ma non c'era, andato sold out, e mi ha detto che il prodotto che vendono di più appunto da Gucci è proprio il loro mascara. Questo è il packaging, per essere un campioncino molto carino, e questo è lo scovolino, che come sapete è di quelli che preferisco, cioè con le setole corte, è in gomma. Sempre della stessa bustina, troppo carina, c'è anche un campioncino del nuovo Gucci Bloom Nettare di fiori, ed è lo stesso identico packaging del prodotto in full size grande, però è appunto così piccolino. Io impazzisco per i mini size, cioè mi piacciono troppo.
po' da piccola collezionavo i mini size dei profumi, dovete sapere, e quindi sì, adoro troppo. E poi ultimo campioncino che mi ha dato, onestamente non so che cosa sia. Questo sacchetto non è un giocattolo, ok, beh, fino a qua ci arrivavo, c'è scritto anche in italiano, ma non so di che cosa si tratta. C'è questa dust bag molto molto bellina con il logo e poi lì. Ah, no, vabbè, ragazzi, è una sleeping mask, è una maschera per la notte. Oh mio Dio, no, vabbè, ragazzi, no, vabbè, ma quanto è carina. C'è anche il, come si chiama, lo stopper, tipo che non ti entri la luce dal naso. Cioè, è veramente una bella mascherina di qualità, molto molto morbida. All'interno qui c'è il logo e questa è la fantasia. Ci sono rimasta perché non mi aspettavo un regalo così bello, veramente, per aver acquistato il make-up. Forse siamo abituati male perché non ci danno mai abbastanza campioncini fighi, non lo so, stavolta mi è andata bene. Quindi, mio family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Come al solito, scrivetemi tutto nei commenti perché li leggo sempre tutti, senza eccezione. Vi do un bacio, ma gigantesco. Come al solito, venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E vi aspetto al prossimo video qua su YouTube, ma nel frattempo seguitemi anche su Instagram. Ciao!